Oh, eccoci qua. Belli siete, ragazzi, ma che caldo fa. Mamma mia, è un qualcosa di scandaloso. Fa un caldo esagerato. Mi sono strappato le maniche dal caldo oggi, veramente incredibile. Oggi fa veramente, veramente caldo. Dai, ragazzi, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane Balloon. Buon martedì 11 luglio a tutti quanti. C'è da fare un po' il punto della situazione sul calciomercato, insomma il Milan che continua a muoversi, insomma, sembra che il Milan ogni giorno stia comprando qualcosa, ma sono sempre gli stessi che tratta da settimane e alla fine arriva sempre a dare quello che vogliono i venditori. Allora perché portarla sempre alla lunga? Cioè, dico io, adesso anche con Reinders è una frenata, poi un'accelerata, insomma. Poi mettono in folle, poi rimettono la retro. Insomma, ragazzi, ma uno ti chiede un prezzo, se vuoi, se hai i soldi, vai e compra. Ma che manfrina ogni volta. Vabbè, dai, comunque dobbiamo fare il punto sulla situazione del Milan, dell'Inter, insomma, della rabbia che qua oramai ci sta trattando con manco fossimo l'ultimo discount. Cioè, arrivano qua, comprano, che poi non è che i giocatori loro li comprano a tanti soldi, ne danno tanti a loro di stipendio. Poi bisogna capire, perché con Brozovic erano partiti a una cifra, poi lui ne voleva di più, erano scalati all'Inter. Adesso vediamo con Milinkovic-Savic, perché ma sembra una cosa quasi fatta, però poi bisogna vedere se arrivano, perché Lotito adesso deve firmare Lotito, eh. Se già vede qualcosa che non gli quadra, sono cazzi loro, perché poi con quello lì non si scherza. Vabbè, dai, dobbiamo dire due cosettine, però insomma fa un po' tristezza, no? Insomma, questa Arabia Saudita che viene a fare la spesa qua in Italia e oramai siamo diventati il campionato o di passaggio o per rilanciare magari vecchi bidoni che oramai non ne hanno più o per far crescere giovani di belle speranze. Non siamo più, non vengono più qua per affermarsi, cioè vanno altrove. La cosa, vabbè, adesso ne parliamo, dai ragazzi, non fatemi snocciolare tutto quanto subito, se no poi dopo non c'è neanche gusto. Dai ragazzi, perciò cominciamo subito. Prima di cominciare però vi devo ricordare una cosa: iscrivetevi al canale, mi raccomando, è gratuito, non costa nulla, iscrivetevi, che più siamo e meglio è. Mettete un bel likeettino che è gratuito anche quello, perciò uno per uno, 2, 3, 4.000 like che male non fanno. Ditemi la vostra nei commenti, ma soprattutto ragazzi scaricate l'app di OneFootball. Se amate il calcio quanto lo amo io, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone. È gratuita, completa e totale, vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi. Highlights, tutto sul calciomercato. La potete personalizzare, perciò la personalizzate con la vostra squadra del cuore e nello stesso tempo vi arrivano le notifiche di calciomercato della vostra squadra del cuore, se non vi interessa delle altre. Insomma, è veramente, è completa in tutto e per tutto, è semplice da scaricare, è gratuita, non costa nulla. Correte sotto il link in descrizione o tramite il QR code, scaricatela perché bella è l'app di OneFootball. Che bello quando lo dico. Dai, vabbè, no, ragazzi, io appunto volevo dire la mia, no, riguardo come si dice, l'Arabia Saudita che fa il discount. No, però prima iniziamo, facciamo un po' il punto sulla situazione del calciomercato, no? Oggi c'è stata la presentazione di Loftus-Cheek, ha parlato, non la presentazione, la conferenza stampa. Mi sembra uno con le idee molto chiare. Beh, certo, non è che vengono qua intimiditi, forse lui è arrivato intimidito nella storia del Milan, è stato di Ketelare, perché gli altri, bene o male, partono sempre a razzo. Speriamo che poi non finiscono in un'altra maniera, però insomma lo vedo molto, molto carico, no? Si ispira a Kakà, non ho capito che ci c'entra Kakà con lui, che sono due ruoli differenti, però insomma andiamo bene, no? Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, nominare Kakà in questo periodo. Vabbè, però comunque adesso, a parte gli scherzi, lo vedo molto sul pezzo. Poi comunque, ragazzi, era un giocatore che, se non sbaglio, un pupillo, un mezzo pupillo di Sarri, perché l'avrebbe preso volentieri alla Lazio. E quando c'era Sarri al Chelsea aveva fatto una grande stagione. Poi si è un po' perso, infortuni, cose, però insomma, se siamo il campionato del rilancio, speriamo che si rilanci, no? Perciò, boh, lo vedo comunque, almeno a livello caratteriale, mi sembra molto,
molto sul pezzo, perciò speriamo bene. L'altro è Reinders, che c'era stata una mezza frenata ieri, invece oggi mi sembra che stia procedendo tutto per il verso giusto. Insomma, il Milan sta alzando l'offerta. Poi sostanzialmente, ragazzi, è quello. L'ho detto anche quando è stato di Pulisic, no? Se tu fai una valutazione sul giocatore, ci sta che magari tratti, però se ti chiedono 25 non fa, cioè ragazzi, cioè, sì, trattare è un conto, fare l'elemosina è un altro. De qua su Reinders, cioè, adesso alla fine accontenteranno i venditori, quello volevano 25, loro ne offrono 19, più 4 di bonus, arriva a 23, quello è giusto, ma uno che chiede 25 non mi puoi offrire 12, 13, cioè mi sembra tirare troppo alla lunga, no? Insomma, l'allenatore che spera di averli tutti per il ritiro e tu tiri alla lunga una cosa che poi in realtà poi vedi che arrivi sempre a dargli quello che vogliono. Fallo prima e dai i giocatori all'allenatore, anche perché rifare un centrocampo devi dargli anche modo ai giocatori di amalgamarsi insieme, capire, iniziare a capire qualche parola in italiano, cioè insomma. Non è semplice che tu prendi lì, uno è vero che se è forte, forte, e giocare a pallone, però insomma, siccome il gioco del calcio è un gioco di squadra, poi ci sono tante altre dinamiche che bisogna, diciamo, far sì che vadano al punto giusto, no? Insomma, non è che tu sei solo tirare i calci a un pallone, sei forte, non è proprio così, poi devi abituarti al gioco della squadra, ai tuoi compagni, ai movimenti, conoscere il tuo compagno, sai quando che in certi momenti va o torna, cioè, insomma, ci sono tante cose che se devi rifare un centrocampo sarebbe anche più giusto magari darci una mossa, no? Visto che Tonali l'hai venduto subitissimo e ha acchiappato subito il grano. Allora diamoci una mossa, no? Perciò Reinders, vabbè, speriamo che si chiuderà al più presto. Domani è la giornata di Pulisic, che anche lì è stata una mezza telenovela, allucinante anche quella lì. Domani dovrebbe esserci l'arrivo a Milano per visite mediche e quant'altro, perciò insomma anche quella situazione andrà a sistemarsi, però c'è da fare ancora l'attaccante perché abbiamo solo Giroud, perché io non considero Origi un attaccante, ma sinceramente Origi non lo considero proprio come giocatore, perciò vedremo, vedremo. Perciò c'è da fare l'attaccante, secondo me a centrocampo bisogna prendere qualcos'altro, insomma, ancora c'è da fare. È vero che il mercato è lungo, però insomma, come dicevo prima, se rifai un centrocampo nuovo è meglio cercare, anche perché poi dopo, insomma, poi ci sono la tournée in America, tournée di qua, insomma, c'è anche poco per amalgamarti, per allenarti, perché poi i viaggi per tutte queste tournée che portano un po' di introiti, soldi, sponsor, perciò vedremo, vedremo. Io sono più per come ha fatto il Napoli l'anno scorso, anziché ha rinunciato a varie tournée, ha fatto la sua preparazione ed è rimasta molto sul pezzo e si sono visti i risultati. Quando si pensa troppo, è vero che poi con le squadre italiane hanno bisogno di grano, però inizia a viaggiare, la tournée in America, la tournée in Arabia, la tournée in Cina, e questi viaggiano, non è che sono robot, è il fuso orario, una cosa o un'altra, fa caldo, fa freddo, da una parte devi mettere il cappotto, all'altra il costume, insomma, non è semplice anche per loro, perciò diventa poi difficile. Boh, vedremo, vedremo come andrà a finire. Io appunto volevo condividere con voi un mio pensiero, nel senso che sono un po', cioè c'è un po' di tristezza addosso, sinceramente, perché adesso inizia a essere troppo frequente, no? La partenza di tutti questi grandi giocatori che vanno in Arabia Saudita a giocare a, perché sai, prima erano giocatori a fine carriera, che vedi Ronaldo, che oramai insomma era molto pretenzioso e non riusciva a capire che forse era arrivato il momento di mollare, però ci stava, vai a finire la carriera, vuoi tanti soldi lì, vai a finire la carriera là. Benzema lo posso capire, anche lui a fine carriera, però adesso i giocatori iniziano a diventare tanti. Pogba è a fine carriera, non lo so se è proprio a fine carriera perché l'età non ce l'ha, poi a livello fisico mi sa che è una mezza carrozza perché da quello che ho capito non si riprende più. Però insomma a livello di età non lo è, ma tra un po' arriverà l'offerta anche per Pogba, perché hanno iniziato a buttare lì l'amo ieri, l'altro ieri, no, non lo accetto, vediamo, e alla fine andrà via anche lui. La Juve sarà contentissima, però è giusto per fare dei nomi. Milinkovic-Savic è molto giovane, 28 anni, se ne va in Arabia Saudita. Ho sentito anche dell'offerta a Bernardo Silva, cioè ragazzi, iniziano a diventare veramente tanti, anche perché poi
Noi che ci piace il calcio, vabbè, almeno io seguo moltissimo il nostro campionato, perché evidentemente vivendo in Italia, essendo italiano, seguo moltissimo il nostro campionato. E poi quello spagnolo e quello inglese abbastanza. E inizia a diventare difficile poi seguire il campionato dell'Arabia, perché se tutti i campioni vanno là, poi seguire in Arabia c'è un mezzo fuso orario, ti devi alzare la mattina presto, insomma, ma al di là di questo, poi che campionato, perché poi non è che vanno tutti. E poi diventa un po' un campionato delle marionette, boh, non lo so, sinceramente il calcio sta veramente cambiando, ma cambiando veramente tanto, ma veramente tanto, perché è vero che ancora non si può dire che qui se ne vanno via tutti, però cavolo, adesso iniziano a essere veramente in tanti e la cosa è preoccupante perché insomma, boh, non lo so, sinceramente, cioè, un conto è il fascino della Serie A, della Premier, della Liga, della Ligue 1, così e così, beh, negli ultimi anni col PSG, però insomma, poi dopo lì in Qatar, ragazzi, ma cioè, boh, non lo so, non è per discriminare perché non discrimino nessuno, però il calcio sta cambiando, sta andando troppo dalla parte dei soldi e la cosa mi inizia un pochettino a infastidire, a intristire un pochettino, devo essere sincero. Boh, non lo so, vedremo come andrà a finire, però è un peccato perché insomma, sentire questi nomi qua, sentire che noi qua in Italia prendiamo giocatori che o si vogliono rilanciare o sono stati infortunati e hanno bisogno di riprendersi e andare in squadre dove magari li fanno giocare, o sono giovani di belle speranze, ma poi appena fanno mezzo gol, mezza partita alla grande, scappano. E ma dove? Non in Premier, adesso qualcuno in Premier, ma adesso stanno scappando in Arabia. E se già adesso è così, non voglio immaginare tra un paio d'anni come sarà, perché poi il calcio è talmente veloce che 2 anni sono un'eternità, eh. 2 anni sembrano 20 nel calcio, perciò, boh, non lo so, non lo so. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, di cosa ne pensate voi di questo cambiamento arabo del calcio. Dai, ragazzi, ci sentiamo domani per vari aggiornamenti, se c'è qualche news. Mi raccomando, un abbraccione di cuore, continuate, vi auguro un buon proseguimento di giornata, belli siete e come dico sempre io, bye bye!